Per la coltivazione degli asparagi è meglio acquistare direttamente radici di 2 o 3 anni, che è il periodo dopo il quale si può raccogliere il prodotto. Gli asparagi crescono nella maggior parte dei terreni, ma è necessario che il terreno abbia un buon drenaggio e che sia libero da infestanti. Quindi va costantemente diserbato con prodotti idonei all'utilizzo nell'orto. Per creare una asparagaia durante l'autunno e l'inverno è necessario vangare il terreno, concimandolo bene con letame organico. Il terreno in cui si vanno ad impiantare le radici, quindi a creare l'asparagaia, deve essere ben umido e fertilizzato. L'impianto delle radici o zampe di asparagi verrà fatto a marzo. Disporre le piantine coprendo le radici con uno strato di 5-7 cm di terreno, allargandole bene verso l'esterno. Disporle con almeno 45 cm di distanza l'una dall'altra. Tra una fila e l'altra di asparagi è necessario lasciare delle zone di passaggio poiché il terreno va costantemente diserbato. In ottobre si taglieranno gli steli ingialliti e distribuire uno strato di almeno 5 cm di letame o composta. Poi aggiungere diversi centimetri di terreno sulla fila. I turioni si possono tagliare a partire dalla terza stagione della vostra asparagaia, tagliandoli obliquamente 2-4 cm sotto il terreno con tagli netti. I turioni si tagliano da marzo a giugno, dopodiché si lasciano crescere perché producano nutrimento nella corona per il raccolto dell'anno successivo. Le cure più importanti per una asparagaia sono quindi il concime invernale, il fertilizzante primaverile e il mantenimento degli steli da giugno in poi, perché le sostanze organiche servono da nutrimento per la pianta stessa ed è importante mantenere diserbata manualmente e costantemente l'asparagaia.